il 22 di febbraio verrà celebrato il congresso della FNP CISL Agrigento Caltanissetta Enna, dove verranno eletti gli organismi statutari, verrà eletto il direttivo, la nuova segreteria e il nuovo segretario generale. Quindi noi siamo una federazione con la massima partecipazione di democrazia, ogni 4 anni ci presentiamo ai nostri iscritti, perché noi scadiamo dopo 4 anni e quindi chiediamo di nuovo di fare un'analisi attenta. Oggi si farà un'analisi attenta di tutte le attività che sono state svolte nella sede zonale di Gela. Gela è una sede zonale che attenziona molto i problemi dei pensionati e non solo, i problemi delle fasce più deboli, i problemi dei giovani, i problemi dei minori, i problemi degli extracomunitari. Quindi noi ci presentiamo oggi non solo per eleggere i delegati al congresso, ma per fare un bilancio e un'analisi delle attività che sono state svolte in questo territorio. E dopo 10 anni finalmente ci si è riunita attorno a un tavolo, è stata siglata un'intesa dove include sia i giovani sia gli anziani, e questo è estremamente positivo, perché da qualche anno a questa parte si stava cercando di mettere una generazione contro gli altri, non ricordando che i giovani non sono altro che i nostri nipoti e i nostri figli. E quindi oggi, dopo che affronteremo un po' e analizzeremo i punti forti di questa straordinaria intesa, poi procederemo anche all'elezione dei delegati, perché la CISL e la FNP all'interno della CISL rinnova i suoi organismi. Dopo 4 anni cercheremo di portare avanti tutte le problematiche dei pensionati e di difendere la loro tutela.